parlava del coordinamento, quindi le domande erano molte e erano proprio discutere a definire la formazione comune, il possibile loro coordinamento più efficace per essere comuni di progetto. È emerso come il coordinamento non sia sempre efficace nel racconto di quello che accade settimanalmente e non sia sempre chiaro quello che le persone impegnate nel coordinamento fanno durante la loro vita da coordinatori. All'interno del gruppo è emersa, si sono ribadite le tre azioni principali che erano anche descritte nelle slide che ha presentato questa mattina Simone. E quindi si conferma la necessità di un coordinamento che indirizzi, monitori e valuti. Sull'azione di indirizzare, la cosa principale che è stata notata è che dare l'indirizzo sia un'attività che coinvolge anche l'osservazione, l'ascolto e il dialogo con il collegio. Sulla formazione del coordinamento, anche in questo caso si tende a ribadire l'attuale formazione, coordinamento composto da coordinatori di progetto più coordinatori delle commissioni strategiche, anche se si richiede la non sovrapposizione tra gli incarichi, chi è coordinatore di progetto non può anche coordinare le commissioni strategiche. Sui numeri si è discusso ma non si è arrivati a nessuna conclusione, quanti devono essere coordinatori del progetto? 1, 2, 3. Però non si è arrivati a un numero fisso stabilito, anche perché la sensazione era che dipende dalle persone, dipende da come si organizzano, dipende da quello che vogliono fare. Sulla scelta mi sembra che fosse abbastanza uniforme la discussione, che il finale fosse la scelta è del dirigente scolastico. Sul come, anche qui c'è stata una grande discussione perché alla fine non siamo arrivati a scegliere il dirigente, sono arrivati intanto con l'altro termine come si fa nelle primarie, viene fuori qualche nome, si sceglie tra un piccolo gruppo eccetera, però non si è arrivati a definire alcunché. Sul tempo invece per quanto dovrebbe rimanere in carica un coordinamento, la durata è quella del triennio in questo caso, cioè rimane in carica tanto quanto dura il progetto. Progetto che è scritto e ben stabilito. Mentre sui tempi di lavoro è forse il principale cambiamento rispetto a quanto accade attualmente. Attualmente il coordinamento si incontra tutte le settimane, quello che è emerso dal gruppo era la necessità di una maggiore fluidità, in cui sì, probabilmente forse una riunione di 2 settimane avrebbe più senso, una riunione settimanale solo quando c'è effettivamente qualcosa di importante, con delle esperienze avvicinate. Questo per il coordinamento nel suo complesso, mentre per i coordinatori del progetto, nel momento in cui fossero ovviamente più di uno, la necessità è quella di un incontro settimanale. Mi pare che per detto tutto, poi eventualmente chiedo alle persone che erano con me di integrare o di correggere. I termini di comunicazione sono state esattamente le stesse espresse da Emanuela, cioè la necessità di una richiesta da parte dei colleghi di una maggiore comunicazione sui lavori delle singole commissioni. Si è detto però che questa mancanza, diciamo, di comunicazione regolare sui lavori, lo stato dell'arte, anche sugli aspetti più tecnici delle commissioni che vengono sostanzialmente ignorate dalla maggior parte di noi, fossero però non sotto forma di rendicontazione scritta, bensì fatta in presenza. Ed è stata fatta una richiesta precisa, è stata fatta una proposta precisa, ossia di individuare dei momenti iniziali di alcuni particolari collegi da dedicare espressamente ai lavori delle commissioni a cui ogni collega partecipa sulla base di interessi e di temi proposti. Questa è stata una proposta. Per quanto riguarda, proprio perché per ovviare al problema della comunicazione da una parte, ma anche per potersi rendere più partecipi alle azioni che svolge una commissione e quindi anche prendere in considerazione il fatto stesso di poter
poter partecipare per esempio a dei lavori che le commissioni istituiscono. Questo per valorizzare il piccolo gruppo, nel senso che l'esperienza di oggi ha dato la possibilità non solo di approfondire cose che magari non erano conosciute ai più, ma ha dato anche modo di poter partecipare, intervenire, proporre in maniera più libera, più serena rispetto a una dimensione collegiale dove poi difficilmente ognuno di noi può esprimere un parere, un'idea e così via. Per quanto riguarda le domande, le risposte sono state che sostanzialmente le commissioni strategiche, così come sono, vanno bene, cioè svolgono i loro compiti, sono abbastanza chiari, anche se dovrebbero essere, come dire, chiariti maggiormente attraverso questi incontri, i compiti. Da chi sono composti? Anche qua non si è definito un numero, nel senso che è chiaro ed evidente che a seconda delle finalità di una commissione strategica probabilmente c'è bisogno di variare i numeri. Le commissioni non sono numericamente uguali ma rispondono a delle esigenze di lavoro, per cui non si può definire a priori quante persone devono partecipare alle commissioni. Chi deve partecipare alle commissioni? Si ritiene estremamente importante che la partecipazione ai lavori di una commissione, a far parte di una commissione, sia su base volontaria, cioè esattamente come già avviene all'inizio dell'anno, si chiede di poter partecipare quando appunto viene chiesto a tutti: volete lavorare con la commissione XYZ? Ci siamo focalizzati invece anche su come scegliere il coordinatore e quanto sta in carica la commissione. Noi abbiamo identificato un incarico, diciamo, della commissione di 2 anni, non ci siamo agganciati al discorso del progetto. Certamente ci vuole continuità, non è pensabile far parte di una commissione, entrare un anno e poi uscire l'anno dopo, questa è in sostanza quello che si è detto. Su invece come designare il coordinatore delle commissioni, anche qui la richiesta è quella che sia designato o dal dirigente o dal coordinamento, e che chi ricopre la carica di coordinatore abbia da una parte una disponibilità ovviamente di orario, di impegno, ma soprattutto o alcune competenze, diciamo, base, o la disponibilità ad acquisirle, ma soprattutto abbia una visione un po' dello storico, di quello che è accaduto prima, per tenere un po' le fila del lavoro. Altre cose, ditemi se mi sono dimenticata qualcosa. Quindi, i compiti delle commissioni, abbiamo delle proposte. Ah no, poi sono emerse delle richieste molto precise a 2 commissioni. Una, il fatto che i dipartimenti si possano incontrare con la commissione valutazione, e la seconda è che venga redatto un vademecum su quegli aspetti operativi e organizzativi a cura della commissione sviluppo professionale, vademecum per neo nominati, supplenti e chiunque entra nella nostra scuola all'inizio o in corso d'anno, perché comunque chiunque entri nella nostra scuola fresco si trova disorientato, anche nonostante i percorsi di tutorato che comunque non iniziano il primo giorno, e quindi si sente la necessità di avere un decalogo preciso di quelli che sono gli strumenti, i compiti, l'assetto organizzativo, cosa fare, a chi rivolgersi e così via. Mi sa, abolizione, si propone l'abolizione del coordinamento dei coordinatori, dei consigli e dei dipartimenti, ma mi sembra che sia un fiume uscito da tutti i gruppi, nel senso che la riunione pare meno efficace di tutto l'assetto. Sì, Bambini, Cirva, davvero, Siri e me stessa.
dal vedere che per gli esiti del sondaggio essenzialmente i gruppi tecnico-operativi erano quelli che erano sentiti assolutamente più efficaci. Anche se poi andando ad analizzare le risposte, quelle aperte, diciamo così, c'erano molti che in qualche modo lamentavano il fatto che i gruppi tecnico di lavoro tecnico-operativi fossero ogni tanto un po' scollati dal resto del progetto, come se andassero a due velocità diverse. Abbiamo quindi provato abbiamo un po' discusso su questo e abbiamo anche detto che però per far funzionare tutto bene a regime, come dire, non ce la facciamo, non ci sono le energie, non ci sono, tenere tutto sotto controllo diventa difficile. Abbiamo quindi provato a fare a pensare per l'anno prossimo magari a focalizzarci su una unica che potrebbe essere, così ne abbiamo parlato così, potrebbe essere un orientamento, ma potrebbe anche essere qualche un'altra, sulla quale fare un tentativo di agganciarla da una parte alle commissioni strategiche affinché l'attività delle commissioni tecnico-operative sia più finalizzata anche alle finalità del progetto. Dall'altra però che in qualche modo le commissioni tecnico-operative possano fondare il loro agire anche sui dipartimenti e sui consigli di classe, perché ogni tanto la sensazione è che queste commissioni lavorino un po' con un grosso carico di lavoro, grossissimo, ma con poche gambe sia da parte dei dipartimenti sia da parte dei consigli di classe. Quindi provare a focalizzarci su una per vedere se si riesce su quell'una a provare a mettere in moto un modello virtuoso che tenga insieme la funzione tecnica con un livello, diciamo così, di progetto, ma dall'altra parte che fondi le sue radici sull'agire poi pratico dei consigli di classe e delle discipline. Detto questo, sul discorso del come ci si accede non abbiamo fatto una lunga discussione, sicuramente abbiamo detto che non può essere altro che su base volontaria, nel senso che, ecco, questo è venuto fuori abbastanza in maniera prepotente, nel senso che comunque è un carico di lavoro molto importante che quindi non può essere altro che fatto in termini volontari. L'ultima, ma anzi devo dire forse la prima cosa che abbiamo detto è che in realtà poi rimane un po' sempre lì il grosso problema della finalizzazione a un progetto che però ci domandiamo ancora quanto questo progetto sia condiviso, cioè rimane un po' la questione un po' in ballo del ma questo progetto che abbiamo, questi macro obiettivi che Simone questa mattina ha illustrato eccetera, questo comune sentire sull'apprendimento e insegnamento è effettivamente comune sentire oppure no, perché questo è un po' continua a rimanere un po' l'elemento base, nel senso che poi altrimenti poi gli agire pratici delle persone vanno, per quanto noi possiamo costruire delle architetture dal punto di vista organizzativo che vogliono andare verso una certa cosa, se poi i presupposti però continuano a essere un po' non troppo chiari, il fatto che siano condivisi, questo ci porta comunque ad agire in maniera non collettiva ma un po' così. Questo è, credo, se quelli che erano con me in forse ancora una cosa, abbiamo anche detto come la costruzione di un'organizzazione così strutturata, tanto strutturata per certi versi, lascia un po' poco spazio a quelle situazioni invece più di faceva l'esempio della emergenza, cioè della possibilità di intervenire in maniera più, avendo più spazi liberi dove poter intervenire nel caso di emergenza, cioè è una costruzione che da una parte garantisce, dall'altra però impedisce talvolta questo
diciamo così, sono tra le cose generali che sono state. Un gruppo che è formato da Croce, Villani, Chiari, probabilmente Terminello, Bertonasco, Nasti, relazione invece sul ruolo del coordinatore di dipartimento e sul ruolo del coordinatore di classe. Allora, noi abbiamo iniziato con un brainstorming su quelle che sono le caratteristiche del coordinatore di dipartimento e poi ci siamo detti che il coordinatore di dipartimento innanzitutto deve condividere le linee generali della scuola, quindi devono essere chiari il coordinatore di dipartimento quelle che sono le linee generali e deve condividerle. Poi ci deve essere una visione chiara dell'impostazione didattica e metodologica che si vuole dare alla disciplina, quindi pianificare momenti di studio in gruppo. Questa figura deve essere anche promotore di stimoli, quindi essere un punto di riferimento e promuovere anche degli stimoli e confrontarsi in presenza più spesso. Ecco, un'altra delle esigenze che è emersa è che ci vuole un confronto maggiore del dipartimento, quindi momenti di presenza, momenti di comunicazione, momenti di partecipazione. Ecco, poi un'altra delle, diciamo, delle caratteristiche è quella di diventare un mediatore di obiettivi, cioè riuscire a mediare gli obiettivi e poi soprattutto riuscire a far rispettare i tempi e scandire i tempi, quindi all'interno del lavoro che si fa in un dipartimento è necessario anche riuscire a seguire dei tempi, a scandire e poi perseguire anche questi tempi, no? A realizzare. Poi l'altra domanda che diceva chi e come lo dovrebbe scegliere? Qui si parte un po' più dal basso, innanzitutto dall'adesione che è spontanea, quindi una forte motivazione, una forte passione e poi anche appunto una condivisione, cioè gli altri esponenti del dipartimento devono quindi condividere questa persona, appoggiarla. Poi per quanto tempo dovrebbe stare in carica? Anche qui parliamo di 3 anni, ci deve essere una continuità e successivamente ci deve essere un passaggio di consegne, quindi anche raccontare quello che è stato il lavoro fatto nei 3 anni, a chi poi magari prenderà il posto di questa persona. Ecco, poi con quali modalità i diversi coordinatori di dipartimento possono confrontarsi tra loro? Con le commissioni strategiche e con il coordinamento. Ecco, questo è venuto fuori un'esigenza importante da parte dei coordinatori di dipartimento, dovrebbero entrare e partecipare maggiormente, quindi comunicare con il coordinamento. Quindi questa esigenza proprio di comunicare con il coordinamento e avere dei momenti che possono essere anche scanditi nel tempo con una certa, momenti non proprio continuativi, ma possono essere anche bimestrali, però quindi alcuni incontri, alcune scadenze diventano determinanti da parte dei coordinatori di dipartimento con il coordinamento. Poi dovrebbero avere anche degli incontri con le commissioni strategiche, soprattutto su alcuni compiti, quindi vengono stabiliti obiettivi o compiti e dovrebbero esserci questi incontri. Passiamo invece poi ad analizzare quello che è il ruolo del coordinatore di classe. Vediamo, quali dovrebbero essere i compiti del coordinatore di classe nella nostra scuola? Innanzitutto una capacità di relazionarsi alle persone, capacità di capire quelle che sono le esigenze dei colleghi, sicuramente avere delle capacità organizzative, avere anche delle capacità di mediazione sia rispetto ai colleghi, ai conflitti che possono sorgere, ma anche poi rispetto alle problematiche delle famiglie, no? Quindi direttamente con i ragazzi. Poi in base a quali caratteristiche dovrebbe essere scelto, ecco qua è venuta fuori un'altra esigenza. Dovrebbe più esserci un'adesione che parta dall'interno, cioè praticamente dal consiglio di classe, dovrebbe esserci una condivisione da parte dei colleghi. E quindi un altro elemento importante, ecco, è stato quello della riflessione. Secondo il mio gruppo dovrebbe esserci una riflessione finale, sia alla fine di un anno, sia sull'esperienza del coordinatore di classe, ma anche sui risultati, poi su come si è lavorato, e questo dovrebbe essere fatto mediante una discussione a fine anno. E poi anche un altro incontro alla fine dei 3 anni, proprio per valutare sia quella che è stata l'esperienza del coordinatore, sul punto di vista, come è andata insomma questa esperienza, e poi anche proprio su come si è lavorato, quelli che sono stati i problemi della classe. Questo può essere naturalmente relazionato sul testo scritto.
Poi vediamo un'altra domanda, quali criteri si potrebbero suggerire per la scelta del coordinatore di classe? Sono quelli che ho già detto prima, no? Quindi la capacità di relazionarsi, la capacità di organizzare, la capacità di mediare. Poi, con quali modalità i diversi coordinatori di classe possono confrontarsi tra loro, con le commissioni strategiche, il cui coordinamento? Ecco, qui è venuta fuori, è emersa un'altra esigenza, deve comunicare con le commissioni strategiche, soprattutto sugli adempimenti formali di supporto. Per esempio, molto importante, secondo alcuni, il coordinatore di classe deve essere istruito maggiormente dalle commissioni, per esempio, di valutazione. Quindi sulla valutazione ci devono essere forniti gli elementi, soprattutto magari all'inizio dell'anno in vista dell'esame finale di terza media. Questa è un'altra delle esigenze che è emersa. E veniva fuori come dei due coordinatori, quello di disciplina e quello di classe, quello di disciplina fosse una cosa in cui si attua veramente anche le finalità, diciamo le macro finalità del progetto, quello di classe, essendo una cosa che c'è in tutte le scuole, vuol dire, si diceva, da una parte è più chiaro cosa bisogna fare, dall'altra i grandi principi del progetto arrivano un po' meno lì. Allora si rifletteva che invece fare una riflessione a fine triennio poteva permettere di discutere un po' quali tecniche innovative, quali pratiche didattiche trasversali fra tutti i docenti di classe sono state attuate, e quindi magari anche quell'ambiente lì poteva diventare un ambiente, diciamo, di riflessione, magari anche di proposta o magari anche di scrittura, di divulgazione di alcune pratiche che nel corso del triennio, quindi tanti docenti, gli stessi docenti che si sono confrontati, potevano magari riflettere su quanto ha funzionato, quanto non ha funzionato, e si facevano anche degli esempi concreti di, diciamo, alcuni aspetti, alcune tematiche che alcuni consigli di classe hanno discusso, magari affinato, si sono confrontati, che avrebbero potuto anche meritare una riflessione finalizzata anche a una scrittura, un articolo. Quindi le finalità del progetto magari potrebbero emergere di più anche dall'ambiente consiglio di classe. Il mio gruppo invece era composto da Bertone, Bostiloni, Conte, Del Dutri, Molinari, Pagani, Traverso, la sottoscritta. Ci siamo occupati della pianificazione delle risorse orarie e io seguirei le domande che sono poste lì, perché sono uscite tante cose interessanti. Quali compiti e azioni potrebbero essere compresi nell'orario di servizio? Allora, per rispondere a questa domanda, la prima cosa che è emersa, innanzitutto siamo stati bravissimi perché siamo andati a guardarci addirittura la contrattazione e l'articolo 23 della contrattazione. Quindi siamo stati bravissimi. Siamo andati sulla concretezza proprio. Esatto, e da questo va bene, è emersa innanzitutto la necessità di definire bene quante le voci della pianificazione della flessibilità, perché ci sono ancora delle zone d'ombra dei cononi non facili da definire, perché ci siamo resi conto che non è così banale, cioè non è che alcune sono solo dimenticanze, è che proprio nel senso c'è da fare sopra una seria riflessione. L'altro aspetto è che manca un posto, l'altra problematica che è emersa è che secondo noi manca un posto dove poter reperire poi tutte queste informazioni, ma poterle reperire non soltanto in una situazione circostanziata, quindi che ne so, al momento di dover fare la flessibilità o quando nel senso si deve fare la pianificazione, ma poterlo seguire sempre in modo che ognuno di noi possa essere consapevole in ogni momento che sto facendo questo bene, lo potrò mettere in questa voce della flessibilità, in modo che sia tutto più chiaro. E questo luogo dove poter reperire le informazioni potrebbe essere ad esempio il sito di libro aperto, o comunque nel senso qualcosa di reperibile facilmente, reperibile online. Poi ci sono appunto tante situazioni in cui il problema qual è? Non è soltanto capire dove posso mettere le ore che fa certe attività che faccio, in che voce della flessibilità le posso mettere.
ma il problema è addirittura monte, cioè capire che cos'è che sta nella flessibilità e che cos'è che sta nel normale ruolo del docente. Anche qui i limiti non sono sempre ben definiti. Ad esempio Simone ci ha fatto vedere la rendicontazione dell'anno scorso, senza i nomi chiaramente, c'erano un elenco, ad esempio le ore dedicate alle gite di classe, c'era qualcuno che si era smarcato una quantità grande di ore, tipo 48 ore, una roba del genere, cioè, quindi effettivamente andandoci a ragionare, cioè, se uno si fa un paio di gite, le ore che uno fa sono tante, però effettivamente che cosa si può mancare, che cosa si può mettere e così via. Poi, e quindi questo è un lavoro grosso, che non abbiamo parlato di come e da chi debba essere fatto questo lavoro di andare a spulciare ogni voce. Per quanto riguarda la seconda domanda, quale ruolo dovrebbero avere collegio, dipartimenti, consigli di classe nella pianificazione condivisa delle risorse orarie? È chiaro che nella nostra flessibilità ci sono delle cose che secondo noi, che secondo il nostro gruppo, vanno decise dal collegio, altre che vanno decise dai dipartimenti, altre che vanno decise dai consigli di classe. Chiaramente, ad esempio, quante ore dedicare sul recupero oppure sul sostegno in una determinata classe, questo deve essere deciso a livello di consiglio di classe. Stessa cosa per ad esempio certe azioni di ricerca piuttosto che le lavorazioni di materiali eccetera eccetera, certi tipi di materiali deve essere deciso dal dipartimento e così via, ad esempio quante ore dedicare alle gite, quante ore dedicare alle sostituzioni, quello lo deciderà il collegio. In base a che cosa? In base a delle esigenze esplicitate a priori della scuola riguardo alle risorse orarie, cioè quindi noi parlavamo addirittura, potendo, pare che purtroppo non si possa, ma andando a guardare indietro, perlomeno per quello che riguarda quello dello scorso anno, è possibile reperire le informazioni, andando a vedere cosa è stato effettivamente utilizzato l'anno precedente, si può fare una valutazione su quelle che sono le esigenze della scuola, chiaramente considerando che possono avere una loro variazione, ok? Quindi fissato che cos'è quali sono le esigenze della scuola, è importante suddividere la flessibilità anche in base a quelle che sono queste esigenze. È stato anche suggerito che all'interno dei dipartimenti potrebbe esserci un referente per la flessibilità. Per questo perché? Perché nel senso questo referente per la flessibilità vuol dire meglio che cosa o che cosa sia e che cosa no all'interno della flessibilità che riguarda il dipartimento, ma soprattutto può aiutare molto meglio i non i neoassunti, ma come si chiamano, i neonominati. I neonominati. Perché chiaramente anche qua si è pensato che nel caso dei neonominati, chi arriva di nuovo viene in qualche modo sicuramente formato a livello di scuola, poi però c'è bisogno dell'aiuto dei singoli dipartimenti e quindi se più siamo responsabili per la referente per la flessibilità. L'ultima domanda riguardava i tempi e le fasi, quali potrebbero essere i tempi e le fasi e strumenti per la pianificazione delle risorse orarie? Volendo pensare al percorso ideale, abbiamo immaginato che qualcuno, una commissione, il coordinamento, non lo so, a inizio anno permetta a ognuno di incontrarsi, sedersi faccia a faccia e in base a quella che è stata la flessibilità dell'anno precedente, mettersi lì a discutere, nel senso sì, è stato equilibrato, c'erano troppe ore dedicate a questo, troppe ore dedicate a quello, in base a quello avere un consiglio orientativo su come disporre la flessibilità. Poi qualcuno suggeriva che addirittura durante l'anno questo sarebbe messo in questionario o alla fine dell'anno comunque si facesse una valutazione generale su come era stata data utilizzata la flessibilità e
che poi alla fine dell'anno, il momento in cui si compila la scheda per la rendicontazione della possibilità, questo diventasse anche un momento di autovalutazione del proprio operato. Esattamente come, in quali modalità trasformare questo momento in un momento di autovalutazione, questo non l'abbiamo esplicitato. Altre due cose veloci che sono emerse, ecco, un vademecum suggerito alla Costituzione, un vademecum per i neonominati, per come la compilazione della flessibilità, fatto solo per loro, perché qualcosa esiste già. Ci siamo accorti, guardando l'articolo 23 della contrattazione, che è previsto che all'interno della flessibilità ci rientri anche la formazione all'interno dei dipartimenti, che quindi, nel senso, si possa favorire questa formazione, quindi non so, il dipartimento fa emergere un'esigenza particolare, quindi uno del dipartimento si documenta e fa poi una formazione agli altri, oppure va fuori a fare della formazione, insomma, questo può rientrare nella flessibilità. E infine, ci è sembrato importante inserire nella rendicontazione della flessibilità anche le ore eccedenti. Adesso di solito ognuno di noi è abituato, arriva fino a dove deve arrivare e poi non rendiconta più. Invece è importante, se avete fatto, se sono state fatte delle ore in più, che vengano messe, che risultino. Anche perché in questo modo dall'analisi delle rendicontazioni viene fuori dov'è che ci sono problemi, eccetera. E che cosa deve fare, certo. Il gruppo è qui presente, insomma, noi siamo organizzati in questo modo. Intanto il gruppo era formato da Bartalini, Botta, Canepa, Del Ponte, Sighezzi, Guardavaccaro, Morelli, Ramo, Valgimino. C'è stato un momento di premessa in cui ci siamo organizzati, quindi ci siamo divisi i compiti, c'è stato chi ha verbalizzato, chi ha messo a fuoco ciò che era necessario discutere e abbiamo prodotto anche un piccolo, non è un PowerPoint, è un tesoro, una presentazione. Nella premessa, la messa a fuoco ha riguardato il tema, la tematica che era provata a discutere e definire un piano annuale sostenibile e coerente con le differenti esigenze. Vi erano una serie di domande legate a questo tema e che adesso vi dirò, e poi avevamo delle fonti di consultazione che erano gli esiti del sondaggio, gli esempi del piano annuale del passato e il richiamo al contratto collettivo nazionale. Perché in effetti discutendo, aprendo la discussione e partendo proprio dalla prima domanda, quali appuntamenti convergono nel piano annuale, abbiamo appunto focalizzato come il piano annuale sia un indice, un'agenda importantissima, una guida per il lavoro annuale, tanto più è ben declinato, ragionato, tanto più noi riusciamo poi nel tempo a seguirne il ritmo. Questo non significa che, che ci sia una lettura così chiara e pianificata, perché in realtà entrando nei contenuti emerge come ci siano molte questioni non chiare. Per esempio, pensiamo che una lettura da parte di un docente che arriva da una realtà esterna e si trova a lavorare nella scuola non abbia una consapevolezza chiara dei riferimenti normativi a cui ci richiamiamo nella colonna di destra della tabella. O ancora, sarebbe importante riuscire a chiarire e a quantificare molto bene quali sono i compiti individuali che sono previsti e il monte ore che viene speso per compiti quali
collegio, quali consigli di classe e quanto altro che rientra poi nelle 40 ore più 40. Cioè, che cosa, qual è il problema che abbiamo individuato? Il problema che abbiamo individuato è quello di avere tutti una maggiore consapevolezza di quello che il piano annuale contiene e quali sono gli intrecci fra le varie attività. Allora, per questo si pensava, adesso poi lascio la parola anche ai colleghi che hanno contribuito alla discussione, si pensava che sarebbe molto importante, per esempio, questo l'ho proposto io proprio all'inizio, bisognerebbe che esistesse comunque un gruppo che si facesse, che si prendesse cura del piano annuale, come dire, che avesse un occhio dedicato nelle varie fasi dell'anno a registrare quanto avviene rispetto al dichiarato, andare a memorizzare l'agito, a sistematizzarlo per poterne avere anche poi un, come dire, una restituzione complessiva. E ancora altre idee che sono venute fuori sono state quelle di, poi magari intervenite anche voi, quelle di chiarire in maniera più, più precisa le ore che vengono utilizzate, per esempio, per, nell'ambito del, dei 40 più 40, quali sono invece le ore che non utilizziamo della flessibilità, cosa vuol dire nella colonna estrema destra, FIS o il servizio, perché chi è addetto ai lavori lo sa, però non è detto che tutti lo sappiano, quindi sarebbe importante lavorare anche, anche su questi aspetti. Rispetto al, al triennio precedente, il piano annuale attuale sembra più, come dire, più preciso, più, che metta molto di più a fuoco quelli che sono i bisogni e le procedure di lavoro. Restano appunto aperte delle questioni che riguardano le 40 ore più 40, quello che si fa oltre, cioè nella flessibilità, come documentare la flessibilità, che, cioè con quali modalità, vale a dire il registrarle dentro al registro elettronico, tenere dei registri o fare una registrazione personale che va a confluire in una registrazione finale. Questi sono i nodi che abbiamo messo a fronte. Secondo me è una questione comune che non va lasciata, cioè che nel tempo deve essere ripresa e dobbiamo lavorarci, dobbiamo appunto pensare comunque a un gruppo dedicato che vada avanti in questa direzione. Lascio un attimo la parola ai colleghi. Vabbè, i quesiti erano questi, quindi quali appuntamenti convergono nel piano annuale? Se andiamo avanti, Betta prima faceva riferimento alla famosa quarta colonna, l'ultima sulla destra, no? Se avete presente. Poi avete in mente il piano annuale che non si presenta così, però perché no, non abbiamo fatto un copia e incolla, però giorno, data, tipo di tipologia, cioè titolo dell'appuntamento, in questo caso presentazione e programmazioni, e poi nella quarta colonna dell'estrema destra, che cosa sono queste sigle? Sono a che cosa dobbiamo fare riferimento? Cioè questa cosa qui, la presentazione della programmazione in classe, è pensata ad un'esigenza contrattuale che devono fare tutti, quindi viene riportato appunto l'articolo di legge, addirittura il comma, il punto, perché a seconda che siano delle 40 o delle altre 40, eccetera, eccetera, fisse. Qui invece il secondo appuntamento è, non lo so, retribuito col fondo di istituto, quando dentro, come diceva, chi viene da un'altra scuola non ha tutte queste, queste, come dire, queste varie quinte, cioè il piano annuale si fa riferimento, va già bene al contratto collettivo nazionale, quindi invece noi cioè facciamo, abbiamo appuntamenti che sono dettati dal contratto collettivo, da cose previste dal FIS, quindi retribuite, e non metto aggettivi visto che mi sono stati contestati ultimamente, retribuiti col fondo di istituto, ma anche, come vediamo per esempio, l'ultimo appuntamento in orario scolastico da quello che è il nostro decreto ministeriale, quindi cose che magari le altre scuole del Regno non hanno minimamente.
permanente. Quindi, come giustamente diceva Betta, è importante prendere coscienza di cosa si fa e in quale cassetto andiamo a prendere. Perché? Ma non per contestare poi alla fine dell'anno, quando siamo magari al 20 di maggio, ho già finito le mie 40, non vengo al consiglio. Semplicemente per prenderne atto e poi scoprire, cosa che peraltro io non pensavo assolutamente, che comunque noi stiamo proprio al limite delle famose 40 più 40, noi abbiamo fatto proprio un conteggio molto grezzo, secondo me al ribasso, e si scopre che comunque, allora, abbiamo contato molto così velocemente gli impegni dettati dall'articolo 29,3 punto A e punto B, che sono due cose diverse, sono il punto A delle prime 40, le famose 40, e il punto B, se vi è esatto, grazie, il famoso articolo 29 che vediamo sempre citato, si scopre in questi due commi, cioè le famose prime 40 sono la partecipazione nelle letture dei docenti, compresa l'attività di programmazione, verifica di inizio dell'anno, l'informazione di famiglie sui risultati degli iscritti trimestrali, quadrimestrali e finali, e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni, fino a 40. E la seconda invece è la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, quindi diciamo i consigli. Facendo un conto, noi abbiamo visto che per quanto riguarda, molto grezzo, non assolutamente quanto tempo mancava, abbiamo visto che per quanto riguarda il punto A, noi a spanne, questo è il punto B, secondo il punto A addirittura a spanne noi superiamo, perché si arriverebbe a 53, al contrario per quanto riguarda il punto B arriviamo a 41. È proprio così, molto grezzo, al quale poi dobbiamo, e poi appunto tu dici, ah, vabbè, 41 superi appena, ma poi dobbiamo comunque assommare gli impegni dal decreto ministeriale, cioè no, ok? E che siamo sulla ventina scarsa, siamo a 16,5, ok? E poi dobbiamo aggiungere le cose in flex, per esempio, no? Come quando ad esempio, come queste sì, però voglio dire poi flex fisse, perché comunque abbiamo persone che, per esempio, coordinamento, alcuni coordinamento in commissioni strategiche, alcuni fisse, alcuni flex, perché per esempio, non so, un nome a caso Alice, mi sembra, per esempio, non perché, però comunque la riceviamo col fisse perché non ha ore in flex. Ok, quindi diciamo che la lettura del piano annuale e anche ovviamente la costruzione è veramente importante. Andando a vedere come dovrebbero distribuirsi nell'arco dell'anno e con quale frequenza, noi abbiamo considerato che gli incontri non sarebbero poi da modificare, la frequenza, eccetera, forse rendere al momento della preparazione del piano annuale i dipartimenti e i laboratori interdisciplinari dovrebbero essere più consapevoli, nel senso che tutti, quando ancora, dicevo prima, abbiamo ancora un po' di sabbia nell'infradito verso ottobre, ci sentiamo richiamati a dire ok, facciamo il piano annuale, dipartimento, di quante riunioni hai bisogno e fai un programma di massima, e allora sei ancora un po' così e non hai ben coscienza, però poi magari arrivi a marzo, c'è il seminario da organizzare piuttosto che cosa arriva e ti trovi magari un po' disperato. Invece secondo me, che è capitato a me stessa, essere più consapevoli proprio e coordinarsi meglio con chi prepara il piano annuale a queste emergenze. Mantenere secondo me i famosi mercoledì liberi, che grazie al cielo ci sono stati di più negli ultimi anni per le emergenze, perché non sia mai che succede qualcosa e quindi questo mercoledì libero serve per un incontro di disciplina, interdisciplinare, eccetera eccetera, e soprattutto abbiamo anche scritto per utilizzarli per incontri obbligatori, collegiali obbligatori, comunque diciamo di sottocollegio, di disciplina, per motivi di formazione che a questo punto diventerebbero obbligatori, non lo so, il corso su, che ne so, GeoGebra piuttosto che le TIC, cose che se magari sono il martedì vorrei e non vorrei, però poi non ci vado, se invece sono mercoledì, che noi sappiamo che comunque il mercoledì di default è occupato, se in quel momento per un dipartimento quella cosa diventa obbligatoria, si fa. Con questo ultimo intervento la parte seminariale si conclude. Mi pare che gli obiettivi che avevamo previsto siano stati sostanzialmente raggiunti, perché parlo per il mio gruppo, ma poi sentendo gli altri mi pare che sia successo in tutti. Almeno il primo aspetto della maggiore conoscenza e consapevolezza sia stato raggiunto pienamente. L'aspetto della proposta è più complesso, ci sono
diversi spunti, molte convergenze, questo è importante perché molti gruppi hanno notato la stessa cosa. Cercheremo di raccogliere e rielaborare tutto in modo da cominciare a fare le prime ipotesi di miglioramento già per il collegio del 30.